Per il momento si assiste a un rimpallo verbale di responsabilità tra Regione Campania e Provincia di Caserta. Di fatto esiste un provvedimento che autorizza la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non, nell'area Louttaro, a poca distanza dalla discarica da bonificare. È un fatto anche il malcontento dei cittadini, espresso attraverso il Comitato Emergenza Rifiuti e altre associazioni ambientaliste, con lettere, note stampa, la richiesta di incontri con le istituzioni e riunioni con i vertici dei diversi enti locali, come quella tenutasi con il primo cittadino Pio Del Gaudio, per capire come realmente stanno le cose e soprattutto per evitare che lo scempio ambientale continui in una zona già fortemente colpita, come si legge anche sul sito di approfondimento giornalistico Campania Centro. Dal comune si è levata la ferma volontà a ricorrere al TAR contro il decreto regionale. La provincia invece alza le mani e si dichiara innocente. Il progetto è stato approvato dalla Regione Campania, scrive il presidente Domenico Zinzi. Questo tipo di impianti non è mai stato inserito nella pianificazione provinciale. Pertanto, dice Zinzi, l'ente di Corso Trieste si opporrà alla realizzazione di questo sito in località Louttaro, chiedendo subito alla regione di tornare sui suoi passi. Se Zinzi ora ha cambiato idea, chieda la riapertura del procedimento, replica l'assessore all'ambiente della Regione Campania, Giovanni Romano. Gli uffici regionali saranno pronti a valutare le ragioni che saranno avanzate per l'annullamento del decreto, così come richiesto anche dal consigliere del PSE SEL, Gennaro Oliviero, che ha sollevato la questione con un'interrogazione. Perché, questo è il dato sottolineato dall'assessore Romano, l'impianto è stato autorizzato proprio sulla scorta del parere positivo espresso da un tecnico della provincia di Caserta in conferenza dei servizi lo scorso 21 luglio.